sindaco, dalla Serie C alla promozione è un brutto salto, però insomma per quelle che erano state le premesse negli ultimi giorni è comunque un risultato. Ma in realtà non c'è un salto dalla Serie C alla promozione, perché chi era in Serie C non c'è più. Stiamo parlando di un altro soggetto, di un'altra società che è nata in queste settimane, è nata per un percorso ed un progetto diverso e per dare continuità al calcio teramano. Come ho detto all'inizio di questa conferenza stampa, oltre a ringraziarvi per l'attività che avete svolto in queste settimane come comunicazione, perché era molto delicato e molto importante, ieri sera ci siamo svegliati in terza categoria come società Città di Teramo, siamo andati a dormire nella notte, ieri sera in promozione, nel senso che c'è stata un'interlocuzione tale per cui chi doveva valutare ha preso atto dello straordinario lavoro che è stato fatto nel corso di queste settimane per poter offrire una opportunità e un'occasione di continuità al calcio teramano, con una presa di posizione da parte della federazione che io non commento, ma che comunque ha fortemente fatto capire che siamo stati penalizzati dal protrarsi dei ricorsi. Se non ci fosse stato il ricorso al Consiglio di Stato, la questione si sarebbe potuta discutere nei primi giorni del mese di agosto, quando eravamo pronti a partire, così come è stato per il Novara ad esempio lo scorso anno. La scelta legittima è stata altra, ma questo di fatto ha fatto protrarre i tempi in uno stato, in una condizione tale per cui il 26 agosto alla consegna di tutta la documentazione assolutamente legittima, corretta, non è stato possibile attivare l'articolo 52 per quanto riguarda la Serie D e l'eccellenza. E devo dire che solo il fatto di aver lavorato per avere una società che comunque deve dare e può dare continuità al calcio teramano ci ha consentito di raggiungere la prima categoria utile sotto l'eccellenza. Lo stadio della città di Teramo è il Bonolis. È ovvio che oggi però parliamo di una condizione comunque diversa e che comunque non può che partire dall'interlocuzione con la società che è nata e che parte in un percorso che dovrà vedere il supporto da parte di tutti. So che è difficile, è stato difficile nel 2008, ma lì c'è stata una risposta importante da parte di tutti e lo stesso entusiasmo, anche di più, perché i presupposti ci sono, ripeto, perché c'è proprio un coinvolgimento di tutto il mondo giovanile, dovranno essere replicati per supportare questo gruppo di imprenditori che si è messo in gioco, ha dato conferma di voler portare avanti anche il calcio teramano nel campionato di promozione, per poter trovare da qui a breve la giusta dimensione calcistica e sportiva che Teramo merita e che per le ragioni che sappiamo oggi non è.